In questi giorni abbiamo fatto un percorso dopo la partita di Montegranaro, dove tutti ci auguravamo di poter, diciamo, festeggiare già in quell'occasione, ma avendo dovuto rinviare, poi come si dice tocchiamo legno e tutto, però avendo dovuto rinviare, diciamo, il momento anche di quella che speriamo sia una grande festa, no, per la città e per lo sport cittadino, oltre che per la San Benedettese, abbiamo cercato insieme di poter dialogare con la cultura per far sì che quella di domenica possa essere davvero una festa di popolo. Ora, tutti noi sappiamo che lo stadio di San Benedetto ancora per qualche giorno ha una capienza limitata a 7.500 persone e quindi di queste 7.500 persone circa 2.000 sono i posti che vengono riservati alla tifoseria ospite. Per intenderci, la curva sud è tutta destinata alla tifoseria ospite. Noi sappiamo che incontreremo la Jesina domenica e che le richieste di biglietti da parte dei tifosi della Jesina per poter venire ad assistere la partita sono molti, molti di meno. E quindi con la questura abbiamo fatto un ragionamento, che è un ragionamento di buon senso, però ci tengo a dirlo, se la questura, il questore in particolare, il commissario di San Benedetto e tutti gli organizzatori, l'osservatorio, avessero avuto un atteggiamento che è un atteggiamento di interpretazione letterale della norma, ci avrebbero detto che la curva è destinata agli ospiti e quella doveva rimanere. Siccome abbiamo la fortuna di dialogare con persone intelligenti, capaci e in grado anche di capire che domenica qui vuole essere una grande giornata di festa, ma voglio aggiungere che in queste domeniche di campionato, e mi riferisco in particolare all'ultimo anno di campionato, anche la tifoseria della nostra San Benedettese ha saputo dimostrare di essere una tifoseria all'altezza, matura. Una tifoseria matura, come dice giustamente Palma, una tifoseria all'altezza anche di quella che è la sfida che noi oggi vogliamo, no, raggiungere. E quindi anche grazie a questo, al comportamento che è stato guadagnato sul campo, noi abbiamo ottenuto da parte della questura la possibilità di ospitare, scusate il gioco di parole, i tifosi della Jesina in quella che è l'ala sud della tribuna laterale, in modo tale da avere libera la curva sud per i tifosi, per i ragazzi, studenti. Per gli studenti, per questa meravigliosa iniziativa che la San Benedettese ha intrapreso da qualche tempo e quindi merito ovviamente della società, del presidente Fedeli con il quale ci siamo sentiti qualche giorno fa e poi voglio dire anche qualche cosa su questo. Ecco, diciamo che siamo riusciti a dare la possibilità di avere un'occupazione pressoché totale di quella che è la capienza ad oggi possibile. Questa è la dimostrazione che quando si lavora in modo serio e si lavora insieme si riesce ad essere credibili, si riesce ad essere come dire, presi seriamente e quindi nonostante che domenica in questa città ci siano anche alcune manifestazioni che possono distogliere insomma personale delle forze pubbliche, della forza pubblica, no, in altre manifestazioni, nonostante questo abbiamo ottenuto questa disponibilità. Quindi davvero un grazie di cuore a tutti gli uomini, in particolare della questura e ovviamente al signor prefetto, che senza l'avallo del quale insomma non avremmo avuto questa disponibilità. A me premeva dire qualcosa. Questa idea è nata, se non erro, sindaco, mi corregga, martedì ci siamo visti, io, lei e l'avvocato. Ci è venuta questa idea che abbiamo sottoposto al sindaco
Mercoledì il sindaco ne ha parlato con Franco Fedeli, che ovviamente ha subito accettato la proposta, e non direi di dimenticare che oggi è venerdì, quindi in due giorni, e qui c'è da veramente ringraziarla, ha mosso le pedine giuste, lei per suo conto, noi per nostro conto, e siamo riusciti in questa cosa, secondo me, meravigliosa, perché permetterà a parecchi giovani ed anche ad altri tifosi che magari erano rimasti fuori di accedere allo stadio. Come diceva il sindaco, quando c'è buona volontà e intelligenza si conclude tutto, così come concluderemo fra qualche giorno l'agibilità dello stadio, sempre grazie alla fattiva collaborazione e in prima persona del sindaco e poi di tutti i tecnici, dell'ingegnere Antonini, che tutti i giorni sta allo stadio per vedere i progressi che si stanno facendo. Per cui è stata fatta veramente da parte dell'amministrazione, da parte nostra, l'avvocato Gianni ed io, in tre giorni siamo riusciti in un piccolo miracolo. Io lo chiamerei proprio così, perché avrà a che fare Ministero degli Interni, prefetture, questure, in tre giorni non è semplice. Come si svilupperà per i ragazzi? Stamattina già c'è due nostri incaricati che stanno girando, ovviamente le scuole che sono rimaste escluse all'altra manifestazione stanno consegnando già i biglietti. Quanti biglietti verranno consegnati? Ora vediamo scuola per scuola, quello che ci chiederanno daremo. Il resto è di libera vendita, ovviamente. Sì. Già subito, quindi oggi pomeriggio in sede? Sì. Non in sede, scusa, al botteghino della Curva. Ah, beh, sì, è vero. Quindi il botteghino, perché nella prima comunicazione il botteghino deve essere aperto da domani pomeriggio. Viene aperto oggi pomeriggio e domani pomeriggio. Noi abbiamo, colgo l'occasione, tra l'altro sia Palma, l'ingegnere Antolini, ma qui c'è anche prezioso Michele, insomma, sanno, in questi giorni stiamo ragionando anche d'altro, ovviamente. Primo fra tutti la messa a norma dello stadio, perché ovviamente nei prossimi giorni il prefetto deciderà in che giorno convocare la commissione, ma come avete scritto già, ieri c'è stato un sopralluogo ieri mattino e ieri pomeriggio. Ieri mattina della questura e la scientifica, ieri pomeriggio del questore insieme ai suoi collaboratori, ovviamente insieme alla San Benedettese. Sono state fatte delle prove anche in notturna per quanto riguarda la videosorveglianza, e quindi noi di che cosa abbiamo parlato? Intanto abbiamo parlato della qualità della videosorveglianza. Ieri sostanzialmente ci hanno fatto i complimenti per come stanno le cose, c'è da fare una piccolissima modifica su tre o quattro telecamere, ma questo lo faremo in tempi ovviamente brevissimi, perché si tratta di un semplice potenziamento di queste telecamere. Abbiamo già, adesso la spieghiamo tecnicamente, ma giusto per capirci, per quanto riguarda l'impianto di illuminazione, il Comune ha già il capitolo con le risorse destinate. Capitolo con risorse destinate. Abbiamo avuto il progetto di massima. Sul progetto di massima funziona in questo modo, che appena verrà presentato il progetto esecutivo, perché noi abbiamo chiesto alla San Benedettese Calcio, per velocizzare i tempi, abbiamo detto presentatelo voi il progetto, presentate il progetto esecutivo, non appena il progetto esecutivo verrà depositato, ovviamente l'ingegnere Antolini, il suo ufficio, valuteranno la bontà del progetto, e con il progetto esecutivo si fa l'impegno di spesa, cioè associamo il capitolo, i soldi che sono destinati all'illuminazione, lo destiniamo a quel progetto, e quindi a quel punto ci saranno solo i tempi che riguardano della realizzazione. Ma siccome è un luogo comune dire che il pubblico impiega tanto tempo, lo abbiamo assegnato direttamente alla società, perché oggettivamente un privato riesce a muoversi anche più agevolmente e più velocemente. In quanto,
diciamo che la cifra stimata è una cifra dei 70.000 euro. Questo è quello che... Sul progetto presentato... No, non il progetto. La San Benedettese Calcio ci ha detto che riesce a presentare un progetto che risponde a quei requisiti che vengono richiesti con questo importo. L'occasione di aver parlato con il presidente Franco Fedeli l'altro giorno è stata anche un'occasione per chiarire un aspetto che ovviamente noi sapevamo, ma insomma lo abbiamo voluto chiarire, che l'impianto Riviera delle Palme ha due possibilità. Una possibilità è quella del gioco del calcio e quindi l'uso per il campionato di calcio. L'altra possibilità è quella invece per l'uso per manifestazioni varie, quindi immagino concerti. Ecco, allora parlando con il presidente Fedeli gli ho spiegato che mentre la normativa per il gioco del calcio oggi ha un vincolo a 7.500 persone, per quanto riguarda il pubblico spettacolo invece la cosa è diversa, nel senso che io posso avere un limite di 7.500 per il calcio, ma posso avere la possibilità di avere 15.000 persone per quanto riguarda un concerto. Siccome il presidente mi ha parlato di due date in cui loro stanno lavorando per organizzare un grande evento, io sono particolarmente contento di questa cosa, e quindi se arrivano i concerti li salutiamo favorevolmente. Un'occasione bella per la città e speriamo che sia anche un'occasione per la San Mettese per poter aumentare anche un po' le entrate, tutto sommato queste cose ci aiutano a crescere. Lo stadio verrà messo a norma e noi lo riconsegneremo, io spero anche con una convenzione che faremo nei prossimi giorni. Adesso vedremo se... Che già si sta preparando. Sì. È tutto, diciamo... Non finisce qui. Ecco, diciamo che nei prossimi giorni parleremo positivamente anche di tutta una serie di vicende che, insomma, ci hanno fatto un po' tribolare in questo periodo. Domenica speriamo che ci sia... La partita va giocata tutta, i ragazzi devono stare con la testa sulla partita e devono essere tranquilli. È chiaro che devono sentire il 12° giocatore in campo, che è sempre stato il pubblico, questa tifoseria straordinaria della San Benedettese. E quindi speriamo che già domenica, noi abbiamo fatto tutto perché possa essere una grande festa di popolo. Poi, presidente Franco Fedeli, il suo collaboratore, San Mettese Tutta, decideranno le modalità dell'organizzazione. Il giorno migliore per, diciamo, per poter fare questa festa. È chiaro che l'amministrazione comunale metterà a disposizione quello che verrà chiesto, diciamo, compatibilmente, ovviamente, adesso, come sono certo che le richieste saranno tutte di assoluto buon senso, quindi metteremo a disposizione tutto quello che è possibile perché sia una vera festa, una vera grande festa. A conclusione, non so se il sindaco ha finito. Io ho finito. Penso che domenica riusciremo a raggiungere un obiettivo insperato, ma su cui Fedeli e noi abbiamo lavorato da agosto, settembre. Come diceva il sindaco, le cose si raggiungono per gruppo, lavorando insieme. Quindi, siccome io non avrò più tempo da qui a domenica, avrò mille cose da fare, mi preme ringraziare chi ci ha aiutato a raggiungere questo obiettivo, che sono loro, ma anche voi, perché voi state tutto il giorno allo stadio, fate parte integrante ormai di noi, pungolate con professionalità e serietà. Però devo ringraziare pure loro, perché senza di loro non si riusciva a raggiungere l'obiettivo, dal primo all'ultimo, dal magazziniere al giardiniere, da tutti, perché abbiamo tutti lavorato in quel senso.